Allora, innanzitutto saluto i giornalisti e i tifosi che sono all'ascolto. Per quanto riguarda gli assenti, saranno Baraje e Gennaro Borrelli. Ormai diciamo che Borrelli sicuramente ha un rientro previsto almeno fra un mese. Invece, per quanto riguarda Baraje, deve mettere benzina dentro, quindi deve lavorare perché non ha svolto la preparazione. Per il resto sono pienamente soddisfatto del gruppo che si sta creando. Poi sarà il campo dire se abbiamo lavorato bene in tutte le fasi, sia io con il mio staff sul campo che la società fuori, ma comunque ho una rosa che può essere competitiva per il nostro obiettivo. Ma c'è più serenità da parte dei ragazzi, soprattutto quelli che sentivano vicino il passo d'addio, mi viene da pensare Tazer, Riggio, oppure anche quelli che vedevano accostati nomi di giocatori che potevano essere in competizione con il proprio ruolo. Sicuramente quindi da questo punto di vista si azzera tutto questo tipo di problematica, quindi c'è più serenità e la competizione per il posto è con chi c'è, per cui su questo aspetto sono contento, come penso tutti gli allenatori, che il mercato sia finito. Diciamo che come caratteristiche è una squadra che ha gamba, questa del Monopoli, per cui può interpretare la partita in più modi. Poi sarà anche la partita stessa a dire qual è la lettura migliore per la nostra. Per il nostro bene, per raggiungere il risultato. Di sicuro ogni partita ha un canovaccio diverso e mi aspetto una partita complicata anche perché affrontiamo una squadra che come idee possiamo assimilarla a accostarla all'Atalanta, ossia una squadra che accetta gli uno contro uno in ogni zona del campo, è aggressiva ma ha anche un'identità precisa nella fase di possesso. E quindi, come tutti abbiamo dei pregi, magari ci sono anche delle zone d'ombra e dobbiamo essere bravi magari a scovarle attraverso magari quelle che sono le nostre qualità. E per cui sicuramente si può studiare qualcosa di diverso, ma ripeto, ogni partita e l'andamento di ogni partita fa storia a sé. Quello che è stato con il Catania va messo da parte e va pensata una cosa nuova per il nuovo avversario. Dal punto di vista fisico ha una buona capacità aerobica, quindi credo che sia anche pronto per iniziare dall'inizio. Vediamo, noi siamo comunque reduci da una buona prestazione e per dinamiche di gestione dello spogliatoio può darsi che scelga in modo diverso di dare fiducia a chi ha lavorato fino adesso, in modo che anche lui abbia un ambientamento più tranquillo, anche se poi è un giocatore di esperienza e di qualità, che non ha necessità di stare molto per capire le dinamiche di gioco o le idee dell'allenatore, così come le qualità dei compagni. Per cui credo che il suo ambientamento sia molto rapido. Ora, non è detto che parta dall'inizio, ma è sicuramente pronto a darci una mano dal punto di vista fisico e mentale.